Buongiorno a tutti. Oggi cosa ho deciso di farvi vedere? Dentifricio fai da te, assolutamente fantastico. Non ho detto però che il dentifricio era un bagazzo, eh? Allora, andiamo a prendere bicarbonato. Basta veramente pochissimo di questo. E ne andiamo a mettere un po'. Poi prendiamo il classico dentifricio e dobbiamo mettere una punta. Pensate, questo è anche nuovo. Lo apriamo. Ne mettiamo una goccia proprio, eh? Non dobbiamo metterne tanto, perché questo non ci serviva quasi per nulla. A questo punto, acqua ossigenata. Ok, poca poca, qualche goccia giusto per dargli la consistenza che non va a servire. Cremosa. Mescoliamo bene e ci viene il nostro dentifricio. Allora, consiglio di farlo perché motivo: primo, si va a disinfettare bene la bocca, e non è vero che l'acqua ossigenata non si possa utilizzare in bocca. Anch'io la prima volta ero rimasta un po' allibita l'idea, ma a quanto pare acqua ossigenata si usa anche per disinfettare le parti della bocca. Abbiamo il bicarbonato, i nostri denti, e a questo punto io mi lavo i denti, arrivo. Ecco, ho posato tutto, ora prendo il mio spazzolino e vado a spazzolarli bene. Questo è un ottimo consiglio, proprio perché comunque già se pensiamo a quanto dentifricio noi andiamo ad usare in un mese, con questo veramente vai anche a risparmiare, perché costa anche pochissimo. Vado, vediamo. In 2 minuti, anche 1 minuto basta, però va spregato. Vedrete che giorno per giorno i vostri denti diventano bianchi. Non fa i miracoli, subito non funziona, poco per volta. Usatelo praticamente tutto, perché voi ne andate a fare poco, quindi cercate di usarlo tutto. Ok, io l'ho finito, ora mi sciacquo per benino la bocca, che c'ha un sapore. Ok, i miei denti li ho passati, non sono bianchi subito, ripeto, è una cosa che vedete man mano, e poi inizia di sfumatura in sfumatura a imbiancarsi il dente, però è buono, fantastico. Io adesso è un po' che non lo facevo, per farlo vedere a voi lo sto rifacendo.
Passiamo alla pulizia. Vabbè, aspettate che mi tiro un attimo sti capelli che sembrano zombie. Vedete per prima volta in diretta quanto sono brutta. Allora, tiriamo sti capelli che da quando ho fatto le tinte, io ho sbagliato che avevo fatto la deco più di forse 2 o 3 volte al mese per vederli belli biondi, ma li ho bruciati, quindi in automatico ho dovuto tagliarli parecchio. Allora, pulizia del viso. Io uso questo fantastico della Klarsky. Rieccomi. Piccola interruzione, scusate. Ti stavo dicendo, pulizia del viso, come va fatta? Applicando un tonico. Questo io mi trovo stupendamente. Ed è l'Avon, io lavoravo in Avon, quindi vi potete immaginare, ho dovuto testare un po' tutti i loro prodotti per venderli, quindi la qualità migliore la so. Allora, l'ho messo un po' sul mio pattuffolino, comincio a movimenti circolari a pulire la mia pelle. Attenzione vicino agli occhi perché può bruciare tantissimo, perché è molto forte. Facciamo bene il naso. Allora, la caratteristica molto buona di questo è che va ad aprire veramente i pori. Per aiutarli bisogna picchiettare sulla pelle il nostro. Chiaramente al fai da te non è facile come farlo gli altri, eh? Sulla nostra pelle andiamo a picchiettarlo leggermente. E noterete che poi si vanno ad aprire i nostri pori. Ricordo quando facevo le pulizie del viso, tutte belle rilassate, dai miei clienti. Ok, finiamo. Vabbè. Non andate assolutamente vicino agli occhi, mi raccomando. Stamattina mi dedico un attimo a voi, va che bello. Eccolo qua. Cioè la mia già era pulita. Ho tolto veramente poco. Vi va a prendere sino in fondo tutta la parte grassa, tutta la parte più sporca. Quindi una volta fatto la nostra pulizia del viso, noi andiamo ad applicare una crema. Allora, consiglio in base all'età, guardate che vada bene. Di tutta Avon io mi sono trovata veramente bene con questa della New Rossa, che però va over 40 anni, cioè io ormai ci sto arrivando, dai, siamo schietti. Come si fa a mettere una crema? Allora, guardate anche il tipo di pelle, cuperosa, grassa, mista o secca. Quindi allora la secca sappiamo com'è, la grassa idem. C'è la mista che è solitamente grassa qui in queste zone, tutto il resto secca. E la cuperosa è quella dove si cominciano a vedere un po' di arrostamenti, è una pelle un po' maltrattata, diciamo, arrostamenti, si vedono anche tipo le venuzze e fa caldo in quelle determinate zone quando cominciano ad arrossare. Allora, cominciamo da questa che c'ha sotto il tappino, questo qui. Che si va ad mettere, è illuminante, si può dire, nella parte sotto, così andiamo a metterlo qua sotto. Attenzione sempre a non entrare negli occhi, io lo dico sempre con le creme. Facciamo un buon trattamento al viso stamattina, eh? Eccoci qua. E poi vediamo una buona ricetta anche, perché io ultimamente ho un po' voglia di cioccolato. Questa sempre contorno occhi, una goccia sopra. Ecco e adesso andiamo a mettere la nostra crema su tutto il viso. Io uso sempre la stessa linea. Questa è molto buona, soprattutto per le prime rughette, per come si dice, i primi segni dell'età. Ok, cominciamo
farla. Cosa facciamo? Mettiamo sempre la crema, soprattutto se abbiamo deciso di darci una mano di trucco, perché ci serve sempre un fondo. Per farla assorbire meglio, se il trattamento viene assorbito meglio, partiamo dalla fronte e facciamola così, in modo che si vada ben ad applicare. Poi qua, sempre bene. Contorno bocca. Per evitare che facciamo questo, che diventa mutoccia, facciamo allungamento qua, così. Questo movimento aiuterà a mantenere ben elastico il nostro mento, così. Ok? E per il collo evitare appunto questo lavoro che fa creare il doppio mento, e facciamo così, una stensione proprio così. Ecco qua. Ok? Un po' di gusto. Adesso aspettiamo 10 minuti e poi ci possiamo applicare anche il trucco. Non cambio di molto, avete ragione. Vabbè. A dopo. Di ritorno. Abbiamo fatto assorbire bene per 10 minuti la nostra crema. Vediamo se così c'è un po' più luce. Dunque, adesso passiamo a darci una ritoccata al viso. Io sinceramente non è che tutte le mattine sto qui, siamo sinceri, non sempre trovo il tempo. Ovvio, con 4 figli è assolutamente impossibile. E quella famosa crema di cui vi parlavo prima, che è a base di acido ialuronico, che serve apposta per i segni del tempo, io la uso anche per eventuali smagliature, insieme però all'olio di mandorle. Infatti qualche giorno che comincio a metterla sulla pancia, perché comincio ad avere qualche segnetto sulla pancia dovuto comunque ai tre parti, perché uno è gemellare, e purtroppo non ho modo di cancellarli, quelli ce li ho. Sto cercando il mio bigliettino, me l'hanno fatto letteralmente sparire, ci avevo scritto per la base, per niente. Ah, ecco. Sono molto ordinata, Dunque, diamo una base al nostro trucco. Come? Con delle palettine normali, di colore. Questi sono tutti correttori, Dunque, prendiamo un pennellino. Qua. Mettiamo il bianco intorno agli occhi e sopra le ciglia. Bianco. Quindi bianco, bianco intorno agli occhi, tutto bianco. Che pallino, l'ho tirati giù bene, su bene. Eccoci qua. La mia pelle è un po' stronzina e non ama molto i trucchi, ragazzi. Infatti non mi trucco quasi mai, proprio perché mi comincia dopo a dare proprio fastidio a me il trucco del viso. Andiamo a metterlo anche di qua, spalmiamo bene. Poi dite, ma chi sta, non te ne hanno cazzo di fare? No, ho sbagliato, c'ho sempre tanto da fare. Infatti adesso di là sono i miei figli che stanno giocando tranquilli e ne sto letteralmente approfittando per mostrarvi qualche angolo per noi donne. Quindi, bianca, sono diventata bianchissima intorno ai miei occhi, ok? Adesso andiamo a mettere un correttore. Iniziano a far casino. Entra nella norma. Normale, quindi il colore della nostra pelle. Nostra pelle. Qua. Dove lo mettiamo? Qua, così, ok,
adesso quale colore ho preso, cioè non ha molto sbalzo dalla mia pelle, questo. Poi lo mettiamo qua, così. Domi, vieni dalla mamma! Cerchiamo di coprire un po' tutti i nostri peccati, eh? Domi! Non ti danno il tuo telefono! Prendilo! E adesso vengo io a sgridarmi! Allora, così, coprendo bene i nostri peccati... Poi tanti peccati non sono, sono il nostro crescere, i segni del nostro tempo, se no non saremmo persone assolutamente vissute. Ecco qua. E il nasino, il nasone, sopra il nasone, sul nostro nasone. Il mio è proprio un mega nasone. E... qua, così, e andiamo a metterlo anche sul nostro corpo. In tanti, se usano vestire scollati, lo fanno anche così, ok? Così. Aiutiamoci un attimo con questa, soprattutto qua, ok, andiamo a spalmarcelo bene qua. Vedete che adesso già l'occhio non è più bianco come prima, si sta spalmando meglio. Comincia a omogeneizzare tutto il colore. Olè. Poi. Rieccomi, sono andata a dare una calmata a tutti di là. Allora, adesso andiamo a prendere quello un po' più rosso, marrone scuro. Quindi con questo rossastro, marrone scurastro, io prenderei questo che è più scuro, lo vado a mettere qua nei nostri bordini, così si fa, poi dopo passiamo la spugnetta e poi lo mettiamo. Accentuiamo più rossastro, eh? Ok. E qua. Allora. Qua. Così. E poi lo andiamo a mettere poco a poco. Il nostro trucco è quasi fatto, la base. Allora, spugnetta, andiamo a ritoccarli dove abbiamo passato l'ultimo colore. Mamma mia, sono appena andata a dargli fare una calmata, ma si stanno a ripartire. Allora, vedete che si comincia a sfumare.
questo. Dunque, una dritta in base alla forma del vostro viso. C'è chi ce l'ha più ovalizzato. Quando andate a mettere la parte, quella più rossa, più marroncina scura, che fate questo, lo fate se è più ovale, così. Se è quadrato il vostro viso, andate solo a fare questo pezzettino in maniera circolare. Mentre se è rotondo, ovale intendo così, andiamo a fare questo movimento così. Mentre se abbiamo un viso abbastanza lungo, il nostro segno va fatto per così, da osso a osso. Dominic, smetti di fare quello che stai facendo subito. Allora, la base l'abbiamo data col sottofondo musicale del mio bimbo perché gli ho dovuto dare il cellulare e farlo starne buono un po'. Adesso non torno dentro nel mio bimbo, aspettatemi. Questo è fatto. E ora passiamo al classico trucco, partendo dagli occhi e andando poi. Dunque, la nostra base abbiamo detto che è fatta. Adesso andiamo a mettere ad applicare un fondotinta. E tu stati fermo che sta combinando troppe cose. Allora, io metterei questo, che è anche un quasi semitrasparente. Cioè, ha l'effetto, ma buono, dai, mi piace. Ho messo un gnocco sulla mia mano e con un pennellino ce lo andiamo ad applicare su tutto il viso. Il fondotinta io solitamente uso o proprio uguale al colore della mia pelle o anche un colore in meno, che non sta mai male il colore in meno, meglio in meno e non in più. Domini. Dov'è il telefonino, Dodo? Vai a prendere il tuo telefono. Poi sei tosto, eh. Già, il viso inizia a illuminarsi, eh? Due, 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 allora, cosa andiamo a fare adesso? Andiamo ad applicarlo un po' meglio. A me piace usare le mie mani, voi usate la spugnetta se vedete che mi trovate meglio, eh? Visto la nuova moda, lo smalto verde. Ho voluto proprio provarlo. Io direi che ora il mio viso è assolutamente fatto. Stessa cosa di quando applicate la crema, eh. Qua sempre questo movimento per evitare la formazione del doppiamento, eh. E qua tiriamo su. Eccoci. Ok, c'è chi passa su adesso anche la pollina. Questa, in fondo, no, la cipria lì. Io dovrei averla in giro. Non l'ho avuto quasi mai.
spennellata, proprio leggera leggera, da dare una setosità alla pelle. Poi a questo punto noi dobbiamo decidere se risaltare gli occhi o se risaltare la bocca. Di solito non si risaltano entrambe, proprio per dare o più luce da una parte o dall'altra, eh? Base, viso, finita. Ora andiamo, passiamo a occhi. Dunque, allora io farei dalla bocca, bocca sia, dai, bocca a bocca, eh? Dunque, andiamo ad applicare la mia matita, deve essere leggermente più scura, ma proprio leggermente più scura del rossetto che andate a scegliere. Dominic, basta toccarmi le cose, non riesco ad andare avanti, su. Quindi, vai di là, dai. Scusate, ma qui abbiamo la peste in azione. Tieni, Domi, arrivo. Partiamo. Matita intorno alle labbra. Più scura, chiaramente, del rossetto che voi volete andare a mettere. Di un tono, non di tanto, eh. Adesso, messa questa, andiamo a mettere il rossetto. Io ho scelto questo della Chanel Pink Sugar. Provo. È un po' troppo chiaro, non si vede neanche. Vabbè, aspettate, prendo un altro, non mi piace proprio. Marrone, questo è il rosso rosso fuoco. Vediamo, però non è neanche poi così malvagio, non si vede, mi sa. Proviamo. Ah, io volevo mettere il rosa, infatti avevo messo la matita rosa scura, però non sta male neanche così, vedete. Viene fatta bene anche la circonferenza, vero? Rossetto, applicazione rossetto. Prendiamo un tuffettino di cotton fioc, questi cotton fioc, questi qua, cotoncini, come vogliamo chiamarli. Prima passata di rossetto fatta, eh? Togliamo l'esubero. Seconda passata. E vedrete il vostro colore diventare sempre meglio, eh? Perché si va a fissare con molta calma. Vedete che non è un colore troppo accalcato in questo modo. E io ora vado ad applicare l'ultima passata, la terza. E questa non la devo, questa la lascio, così il rossetto dura di più. Per aiutare a tenere meglio ancora si può mettere un lucida labbra o il burro cacao anche,
un sacco di luci da labbra, non c'è l'occhio. Non sembro essere provvista di luci da labbra. Dunque, per gli occhi volevo mostrarvi questi. Io li ho presi ultimamente in farmacia, molto carini, fanno praticamente la riga più il colore e sono molto carini. Io ho preso questo colore e questo, questo. Questo qua, molto carini, devo dire, facili da usare. Andiamo a fare il trucco sugli occhi. Adesso non lo uso questo, però volevo proprio mostrarvi bene come si faceva un trucco. Scegliamo quattro colori. Io non mi piace assolutamente creare un colore troppo forte, quindi andrò ad usare colori tenui, tipo il marrone, tipo questo genere di colori. Allora, pennellino, cosidino, dipende da come vi trovate. Io mi sa che userò il mio ditino, ma per i pennelli di qua li hanno mangiati via tutti, non li trovo. Pennellino, non lo trovo, non c'è niente, non mi interessa il pennellino. Allora, questo dito. Pollice, indice, medio, anulare. Anulare. Cosa facciamo con l'anulare? Cominciamo a mettere la prima parte, che è rosa in questo caso. Su tutto l'occhio questo, eh? Tutta la parte sopra. Sino quando ci piace il colore, eh? Non dobbiamo fare, io non voglio fare assolutamente un colore troppo esuberante. Ok, poi andiamo a prendere un rosa più lucido, quasi semi bianco roseo, e lo andiamo ad applicare proprio qua sotto la ciglia, che dà luce, così, scusa, sotto la sopracciglia, sbaglio, così va a conferire quella luce, luminosità che serve all'occhio. Ok? Pochissimo, non ne serve tantissimo, assolutamente ne serve veramente pochissimo. A questo punto io ho questo pennello mezzo sconquassato, ma io lo voglio giusto. Guarda, l'ho trovato. È qua. Ok? L'ho trovato, ragazzi. Con il marrone. Questi sono già quattro colori abbinati, eh? Con il marrone io vado a fare una striscia dove vedete che si piega praticamente, quando voi piegate, la piega che si viene a formare qua sopra, il cerchietto. Quindi qua, con il marrone, solo ed esclusivamente là, dove chiudiamo l'occhio. Ok, e adesso diamo un tocco di grigio invece nella punta qua, questa punta qua esterna, eh? È una piccola sfumatura, niente di che. Parte dal metà occhio più o meno, quasi verso la fine. Ok, fatto. Io gli do ancora un tocco di quello lì più biancastro, visto che ho trovato il pennellino che viene molto meglio.
Eccolo qua. Questo è già trucco. Cosa ci manca? La matita. Di solito si sceglie la nera. A me piace anche tanto l'azzurra. Abbinatela un po', insomma, in base ai vostri gusti. Qualcosa che non mi quadra nei gusti perché non si stanno più chiudendo. Dovrò smontare tutto. Diamo una bella temperata. Andiamo ad applicarla sopra. Molto sottile, non serve un mega rigore. Più è fine, più è bello, secondo me. Ok, se volete col pennellino andate anche a sfumarlo. È tornata la mia peste. Sempre con la matita andiamo qua sotto. E questa è la parte che io assolutamente odio. No, ho messo il nero qua sopra, ragazzi. Attenti a non impapucchiarvi tutto il trucco, a non sporcarvelo, perché vedi, a me un po' di nero scende. Dominic! Vai di là. Dov'è il tuo telefono? Ok, occhi truccati, si possono vedere. Ci manca risaltare un pochino le nostre ciglia. E poi è fatta. L'avevo preso prima. Basta, Dominic, ti prego, ho finito. Andiamo a risaltarle, ma di poco, perché non è una cosa, almeno a me non piace la mascara. Voilà, cigliosa, lo fate. Allora, piccolo particolare, a me piace tanto creare luce sugli occhi. Tipo questo è rosa, ho fatto un trucco rosa, sono dei glitter che si applicano. Io li metto sempre sulla punta dell'occhio, nella parte di qua. Pochi pochi. Dami. Ma sta spaccando i rossi. Dom. Scusate un attimo, ma rieccomi. Ve l'ho detto che con me trovare 5 minuti è veramente una grazia. Allora l'abbiamo messo nelle punte e lo mettiamo dove abbiamo messo. Oh, nell'occhio del gatto, guarda. Dove si mette la matita? E abbiamo gli occhi brillantinosi. Ecco, ogni volta che poi mi vado a truccare, a me va in evidenza anche la parte verde dell'occhio, che non sempre si nota. Infatti sembrano occhi castani, ma sono anche verdi i miei. Voilà! Brillo. Non si nota, non sapevo.
Dal video non si vede molto, infatti. Se mi guardo allo specchio, però mi vedo brillare gli occhi. Ma direi che il nostro trucco è fatto. È bello, finito. Capire il motivo per la quale adesso non mi si va a chiudere questo, un secondo. Cosa sia che dà fastidio. Ho vinto io. Ultimo tocco. Fissa make up. Come se lo fa? Come si fa? Occhio agli occhi, li chiudiamo e lo andiamo a spruzzare da una distanza almeno di un 50 centimetri arrotondata. Andiamo a spruzzarlo. Vado. Facciamo asciugare. E il nostro trucco dura un pochino di più. Vediamo se riesco a farvi un'inquadratura che adesso si veda meglio. Truccata, visto? Come vi sembro? Cambia viso sicuramente. Intanto ci siamo dedicate 10 minuti, anche una bella mezz'oretta, tutta per noi donne. Mio figlio mi ha appena rotto per la gioia di tutti il mio scovolino per pulire la polvere. E quindi buona giornata, fatevi belle ogni tanto, pensate anche a voi. Ciao. Ciao, vai, ciao. Ti vedono. Ciao, mio peste. Ciao a tutti, buona giornata. Ciao a tutti.